Una nuova missione della NASA sta partendo alla volta della Stazione Spaziale Internazionale con lo scopo di osservare una categoria di oggetti fra i più particolari dell'universo. Si tratta di NICER, una sigla che sta per Neutron Star Interior Composition Explorer, il primo strumento specificamente progettato per osservare le stelle di neutroni, il resto superdenso delle esplosioni supernova di una stella massiccia. Ormai si conosce bene che le stelle di neutroni sono incredibilmente piccole e dense, racchiudendo nel diametro di una ventina di chilometri l'equivalente di due masse solari. Ma si sa ben poco su quali nuovi stati della materia si nascondano al loro interno. Sono i più forti magneti conosciuti e possono ruotare su se stesse centinaia di volte per secondo, ma non è chiaro come facciano a brillare. Per studiarle si osserva la luce in raggi X che viene emessa periodicamente, un tipo di radiazione che fortunatamente per noi viene schermata dall'atmosfera. Ecco allora la necessità di andare nello spazio. Dalla stazione spaziale NICER potrà registrare il tempo di arrivo e l'energia dei fotoni in raggi X che provengono da queste stelle superdense pulsanti, dette appunto pulsar. I dati raccolti contribuiranno a rispondere agli interrogativi che da decenni gli astrofisici si pongono sul comportamento della materia e dell'energia in condizioni così estreme come si verificano nelle stelle di neutroni. In aggiunta, i dati raccolti da NICER saranno usati per l'esperimento Sextant, un prototipo di navigatore basato non su satelliti come il GPS, ma sulle pulsar. A cosa servirà? Ma naturalmente a guidare le astronavi nel sistema solare e oltre.